questi attentati terroristici sempre non solo colpono le persone coinvolte, le vittime italiane e americane, ma tutti voi e tutti noi e tutte le famiglie. E durano, gli effetti durano tra gli anni fino a questo 33° anniversario, sempre ricordiamo questi eventi. Napoli ricorda le vittime dell'attentato terroristico del 14 aprile 1988 davanti al circolo militare statunitense a Calata San Marco. Prefettura, Comune, Procura della Repubblica e Consolato degli Stati Uniti hanno ricordato insieme questa mattina le vittime cadute per mano dell'Armata Rossa giapponese. Una cerimonia sobria a causa delle prescrizioni anticontagio, con l'apposizione di una targa commemorativa e la deposizione delle corone d'alloro, e con una significativa presenza istituzionale composta anche dal questore, dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, dal comandante Naval Support Activity Naples e dall'assessore alla sicurezza, legalità e immigrazione della regione Campania, cui ha fatto seguito un webinar in prefettura. Alle iniziative hanno assistito anche in modalità telematica i familiari delle vittime dell'attentato. Napoli oggi ricorda formalmente, simbolicamente, istituzionalmente, perché non ha mai dimenticato, una bella iniziativa congiunta del Comune di Napoli, della Prefettura di Napoli, della Procura della Repubblica e del Consolato degli Stati Uniti. È importante non dimenticare sia le vittime di Calata San Marco che ogni vittima del terrorismo, quindi Napoli è una città che ha memoria e non dimentica, e oggi è una giornata importante di ricordo istituzionale.